Guardate le mie spalle, questo reperto egizio. Non è l'unico che voglio farvi vedere. Se mi seguite, ve ne faccio vedere degli altri. Dove ci troviamo? Al Cairo? No. Il secondo museo per importanza dopo il Cairo, per quanto riguarda l'egittologia, è Torino. Siamo a Torino? No. Siamo a Padova, all'interno del Museo degli Eremitani, dove c'è il Cristo del Giotto, al termine del quale c'è la Cappella degli Scrovegni. Eppure quanti vedono queste cose? Quanti di noi veneti sanno quello che c'è nel Veneto? In questo museo c'è una meravigliosa collezione numismatica, ma qualcuno sa di quanto è rara una moneta romana che c'è nel Museo degli Estensi a Este, città murata, e le mura di Este, oppure a Monselice, vicino a Este, un bellissimo museo di armi che piace tantissimo ai ragazzini, ma dove c'è un arcolaio, quello con cui si punse il personaggio di una fiaba e che la fece addormentare. E poi le città murate, penso a Marostica, o quanto mi ha camminato sulla cerchia di cittadella visitando dall'altra città. Ancora una volta, in un museo che purtroppo oggi, quando siamo qui noi, non è pieno e fa tristezza, ma fa tristezza anche che non ci siano indicazioni, perché per arrivare al Museo degli Eremitani ci sono i tangenziali, e poi per chilometri non c'è più una freccia. Impariamo dai francesi, tu esci alla Gare d'Orsay per il Louvre, è tutta una freccia. Impariamo a far trovare le nostre bellezze e a scoprire noi stessi.